Salve a tutti. Da oggi Palermo ha una nuova voce, questo magazine. È uno spazio di riflessione, un po' piazza, un po' salottino, dove speriamo di far convergere le energie migliori di questa città per raccontare quello che spesso nessuno racconta, per capire di più le cose, per, uso un verbo ormai desueto, per pensare. Non faremo un giornale online, al momento non siamo testata giornalistica, sono già molti siti di informazione, alcuni dei quali fanno molto bene il loro lavoro. Talvolta saremo sulle notizie, o meglio sulla loro scia, quei tempi imposti dal ragionamento. Riflettere comporta innanzitutto saper aspettare. Altre volte andremo lontano dalle notizie, perché secondo noi è bello sentirsi raccontare qualcosa che non si conosce o di cui non si è mai sentito parlare. Per fare tutto questo useremo la tecnologia, le webcam, la web TV che vi regalerà interviste, provocazioni, musica esclusive, la web radio, il lunedì, in diretta, in collaborazione con Radio Time. Quando abbiamo cominciato a lavorare a questo progetto con Giuseppe Gio e Tony Sino, ci siamo posti una domanda cruciale. A chi vogliamo rivolgerci? La risposta è stata unanime. Ai cittadini orgogliosi di questa città e a quelli che, pur detestandola, non riescono a separarsene. Agli appassionati di internet e ancora di più a quelli, come mio padre, 75 anni, che stanno celebrando una passione tardiva per una tecnologia fino a ieri limitata all'uso del telecomando e della TV. Ma soprattutto ci rivolgiamo ai lettori curiosi, a chi ogni tanto non si accontenta delle versioni ufficiali, ma al tempo stesso diffida dei complottisti. Ci piacciono le persone che fanno domande, innanzitutto a se stesse. Ora, per onestà, è giusto che vi dica a chi non ci rivolgiamo. A quelli che ritengono che la propria specificità di palermitani abbia come punto di forza un miscuglio di panelle, ignoranza presuntuosa e maldicenza. Nulla di personale contro le panelle, anzi. Non ci interessano i troll, non ci interessano i malducati, per questo motivo la nostra policy dei commenti è molto rigida. Non ci interessano i chattisti e non ci interessano i rissosi. Insomma, Di Palermo si propone di diventare la voce di quelli che hanno a cuore questa città e i suoi abitanti, quelli che godono delle fortune di un concittadino e non tendono a demolirlo per l'invidia. Quante volte su diversi siti di informazione, blog, mi è capitato di leggere attacchi personali e ingiustificati ad opera di questi ladri di emozioni. Qui c'è e ci sarà sempre aria pulita e il nostro impegno. Il resto lo faremo insieme, grazie alle vostre segnalazioni e agli stimoli che ci darete. Non vi lamentate più all'ombra di un nickname. Provate a esporvi magari con un videomessaggio alla buona, come questo. Non bofonchiate più sempre le stesse parole di scoramento. Proponete, abbiate il coraggio di mettervi alla prova. Scrivete, ma soprattutto, come dicevamo all'inizio, ragionate. Ragioniamo insieme. Non siamo legati ad alcun partito, non attingiamo a fondi pubblici, siamo tutti liberi professionisti. Siamo una nuova voce che spera di crescere in un limpido coro. Buon divertimento.